Buonasera, buonasera. Ci siamo visti nella virgola, abbiamo fatto un'apertura con un'intervista importante, esclusiva, data a Libri TV questa serata. Grazie a tutti voi, oggi è 18 ottobre, sono Gianni Colacione e partiamo questa, diciamo, con questa parte in diretta della trasmissione di questa sera con Voci Transnazionali in collegamento con Esmail Mohadess, che ringraziamo di essere con noi, lo conoscete già. Esmail è portavoce dell'Associazione dei Laureati Italiani Laureati Iraniani in Italia. E ovviamente parliamo di Iran, abbiamo già fatto delle trasmissioni ovviamente con Esmail e ci siamo lasciati l'ultima volta con la vigilia delle elezioni presidenziali, se non sbaglio, elezioni che poi hanno visto appunto il successo di Rouhani. Questa trasmissione, proprio su suggerimento di Esmail, l'abbiamo intitolata Ancora la tempesta ma nel bicchiere. Ecco, allora Esmail, io do subito a te la parola un pochino per dare corpo a questo slogan, a questo titolo che tu ci hai suggerito e ovviamente per darti la possibilità di argomentare proprio su questo, cioè sull'elezione appunto di Rouhani. A te Esmail. Buonasera, buonasera Gianni, a te e a chi ci ascolta. Dunque, mi hai chiesto un titolo, mi è venuto spontaneamente col titolo lì. La tempesta effettivamente c'è durante l'elezione di Rouhani e adesso, due giorni fa, nuova apertura del negoziato sul nucleare dell'iraniano. Molte agenzie, molti analisti parlano, diciamo, di una nuova era, nuova apertura. Davvero, davvero hanno fatto una tempesta. Per me che ho il privilegio di vedere tutte le faccende dell'Iran, sia le voci dell'interno, sia quelli che succedono fuori dall'Iran, non posso dire altro che è una tempesta in un bicchiere, perché intanto non è successo nulla, intanto Rouhani, se sorride, in realtà non è molto diverso dagli altri presidenti del regime teocratico al potere in Iran. Oltretutto lui è un uomo, sì, scaltro, però insomma proviene dagli apparati di sicurezza, nel caso dell'Iran leggi oppressione, fortissima oppressione. Per darvi qualche dato, proprio da quando il 14 giugno, da quando Rouhani è divenuto presidente della Repubblica Islamica fino a oggi, noi abbiamo registrato 231 impiccagioni. L'altro giorno avete sentito un macabro, diciamo, impiccagione in Iran. Hanno impiccato una persona, quando il giorno dopo i familiari vanno a riprendere la salma, quel poveretto ancora era vivo. Quindi il regime ha deciso di impiccarlo nuovamente. Quindi sono forse piccole cose, non lo so, per me sono grandissime e molto molto tragico. Però fa vedere diciamo, la natura di questo regime. D'altra parte, più volte abbiamo detto il regime non si comporta così solo perché è feroce, ma così perché è molto debole, ha bisogno di spaventare diciamo, gli iraniani. Proprio mentre Rouhani stava parlando dalla tribuna delle Nazioni Unite, in Iran impiccavano una persona. Questa è la situazione dell'Iran. Quindi abbiamo più volte spiegato anche che il detentore del vero potere in Iran è l'Ayatollah, guida spirituale, cioè Khamenei, ma non presidente, né Rouhani né tantomeno Ahmadinejad. Sì, insomma, non è una piccola cosa, appunto, quella che tu accennavi di quel tipo, diciamo, di esecuzione in due tempi, che insomma una volta si dava appunto alla persona che miracolosamente in qualche modo restava in vita in un'esecuzione capitale, un'esecuzione, insomma, la possibilità di avere la vita salva. Questo era più o meno una specie di
regola che era in qualche modo codificata in consuetudine di tutti quanti i regimi che utilizzavano la pena di morte. Eppure invece qui addirittura c'è stata questa specie di, se non sbaglio, addirittura lo hanno aspettato, che stesse meglio per poi appunto riprocedere all'esecuzione. Veramente molto 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 triste, e effettivamente il spegne un pochino sul nascere quelle che potevano essere delle illusioni di aperture in qualche modo democratiche, perlomeno nel campo del rispetto dei diritti umani, che dovrebbe essere una soglia di base, insomma, ecco. E quindi però in campo internazionale, diciamo contrariamente a quanto appunto stiamo dicendo, si accredita un po' una specie di nuovo corso con Rouhani dell'Iran. Il nuovo corso appunto è rappresentato dal fatto che pare che ci sia appunto una posizione possibilista per quanto riguarda l'utilizzo del nucleare militare. Ecco, in questo senso tu che cosa hai da dirci, Ismail? Ma diciamo che per quanto riguarda a livello internazionale, se per internazionale intendiamo l'Occidente, gli Stati Uniti d'America hanno dimostrato tutto, diciamo, tutto il loro pensiero per quanto riguarda i diritti umani in Medio Oriente, e parlo specificamente in Siria. Pare che le armi chimiche fanno male, ma proiettili normali no. Si parla di oltre 100.000, 200.000 uccisi in Siria, mentre l'America, presidente Obama, si è ritirato in una maniera non so come definire. Quindi per quanto riguarda i diritti umani, lasciamo perdere per adesso il comportamento dei paesi occidentali, che davvero è molto 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 discutibile. Invece per quanto riguarda le armi nucleari, il regime iraniano è andato a Ginevra portando un pacchetto, ha chiesto di rimanere del tutto segreto. Pare che i partner occidentali 5+1 hanno accettato, ma comunque bene o male sono uscite le notizie di che si trattasse. Il regime sta giocando nuovamente con l'Occidente. Io l'altro giorno in un articolo spiegavo, probabilmente l'Occidente ha voglia di essere ingannato ancora una volta, diciamo i fatti loro. Il regime spera di strappare, diciamo, un suo diritto a produrre diciamo la bomba atomica, mentre loro dicono arricchimento dell'uranio. Ricordo che quello che in realtà in Iran stanno facendo, l'Iran sta arricchendo uranio praticamente, uranio arricchito come un combustibile. Se tu hai una macchina, produci la benzina per far partire la macchina, mentre l'Iran non ha i centrali nucleari, sta producendo combustibili. Quindi è perfino facile dire che cosa succede. Dunque l'Iran praticamente sta andando avanti, sta portando avanti una politica simile a quello cinese degli anni 70. Dice: io ho la bomba atomica, io posso fare ciò che voglio con il mio popolo, io ho il sistema comunista, però insomma ho lo stesso i rapporti con te. Poi il famoso viaggio di Nixon in Cina, eccetera eccetera. Ma dobbiamo capire che l'Iran non è Cina, e soprattutto gli iraniani non sono cinesi. Il vero problema del regime iraniano sono gli iraniani. Io credo che, intanto, come al solito azzardo a pronosticare che cosa sarà di questi negoziati, che bene o male, diciamo, più che i partner in questione, gli analisti, che chiamo analisti per non dire direttamente lobbisti del regime iraniano,
pare che manifestano una certa soddisfazione. Io credo che anziché l'Iran percorrere la via cinese, sta percorrendo la via del Corea del Nord e della Libia, quindi a testa bassa, per adesso con sorrisi di Rouhani, sta andando verso una produzione di armi atomiche, nucleari, perché l'Iran vuole contare in Medio Oriente, vuole contare in Medio Oriente. L'America in parte è d'accordo con questa, di questo spazio che gli concede, però più volte anche da questi microfoni abbiamo parlato che il regime iraniano per la sua natura non si accontenta, quindi vuole andare avanti. Quindi per quanto riguarda specificamente nel negoziato di 2 giorni fa a Ginevra, oltre i sorrisi e frasi di circostanza, non è uscito nulla. Come sta andando avanti questa storia da ben 11 anni? Sì, poi peraltro mi pare che nonostante appunto le premesse e forse i tentativi di accreditare questo nuovo corso, poi in realtà il trattato di non proliferazione l'Iran non l'abbia firmato. No, non soltanto non ha firmato, pare che in questa proposta che l'Iran ha fatto ai 5+1 dice di non poter fermare l'arricchimento, per cui in realtà il problema quale? L'Iran ha bisogno di avere rapporto con i paesi occidentali. L'Iran non può non avere il rapporto con gli Stati Uniti d'America, parliamoci molto chiaramente, per mille motivi che adesso non stiamo a spiegare, però per fare questo non ha la capacità, perché tu non puoi avere un paese, un grande paese come l'Iran, non puoi avere un rapporto normale con il mondo esterno, mondo occidentale, e amputare le mani in Iran, scavare gli occhi. Questa è la natura dell'Iran, per cui che ha un contrasto. Il regime iraniano in realtà è in un impasse senza uscita, per cui ha bisogno da una parte come ossigeno avere rapporti con l'Occidente, anche per le sanzioni, pesantissime sanzioni economiche, dall'altra parte non ha capacità. Sappiamo che per quella telefonata che ha fatto Rouhani a Obama a New York l'hanno accolto con le scarpe in aeroporto, che magari sono anche manifestazioni guidate, pilotate, ma comunque sono manifestazioni. Questo perlomeno dimostra la difficoltà, dall'altra parte il bisogno di regime di avere un'apertura, che io sono molto pessimista. Ismail, relativamente appunto al fatto, collegandoci proprio a quello che ci dicevi di questa intenzione del regime di mostrarsi forte e poi in realtà dimostrare anche in realtà poi delle debolezze proprio con queste dimostrazioni di forza spietate e non rispettose dei diritti umani, e quindi in tema di tra virgolette fragilità interne, volevo sapere se si poteva in questa notizia che ho letto un po' rubricare in questo modo. Ho letto appunto che una notizia che magari non se ne è parlato molto, che c'è stato un omicidio in Iran, è stato ucciso sicuramente la pronuncia è tremenda, comunque il capo del dipartimento della praticamente guerra elettronica delle forze armate nell'Iran. Ecco, una vera e propria esecuzione è stata, quindi una cosa abbastanza pianificata in qualche modo. Ecco, su questo si è parlato, si è capito chi, si è dato colpa a qualcuno, c'è un qualche, questo è un segnale di un qualcosa che sta covando come opposizione interna appunto al regime?
Ma diciamo che per quanto riguarda la lotta tra le fazioni del regime, questa è una lotta in atto da molti, molti anni. Poi il metodo che usa l'Iran diciamo all'interno tra le sue fazioni è l'eliminazione fisica, non è una novità. Ci sono moltissimi personaggi che vengono eliminati perché una volta comodi sono stati usati, ora non serve più, quindi vengono eliminati fisicamente. Questo, diciamo, in lunga storia dell'Iran, del regime iraniano, questo è accaduto più volte. Per quanto riguarda la forza o la debolezza del regime, tra due, diciamo, forze, due avversari, la forza di uno, diciamo che è la debolezza dell'altro. Questo per noi che seguiamo, per me che seguo anche il calcio, quando la mia squadra gioca bene, io vedo come mai ha giocato lui bene oppure l'avversario l'ha permesso. Riguardando l'Iran, è l'Occidente che si dimostra debole verso il regime iraniano per svariati motivi. Variati motivi che sono che l'Occidente ha paura di dar voce al popolo iraniano, ha paura che l'Iran prenda le redini del paese in mano. Questa è una lunga storia. Nell'era moderna si parte da un colpo di Stato nel 1953 contro Mossadegh, colpo di Stato americano. Perché lui era un governo democratico, ben voluto dalla maggioranza degli iraniani, stava portando l'Iran verso, diciamo, una democrazia veramente solida e il paese verso la prosperità. Quindi questa paura è rimasta, per cui l'Occidente vuole questo regime. D'altra parte se ne accorge, soprattutto in questi, diciamo, 34 anni, ha capito che è difficile convivere con questo regime e soprattutto questo regime praticamente ha infestato tutto il Medio Oriente. Il regime, non scordiamo che quello che succede in Siria, che un po' abbiamo anche parlato, ma soprattutto in Iraq, dove sono morti 5.000 soldati americani, oggi è nelle mani di un dittatore nano completamente nelle mani del regime iraniano. Quindi tutta questa situazione che ha creato il regime iraniano è veramente un danno per gli occidentali. Guarda Gianni, noi lottiamo contro questo regime, quindi abbiamo avuto 34 anni molto molto difficili, ma d'altra parte noi siamo fieri, siamo assolutamente vivi e in grado di continuare la nostra lotta, quindi diciamo che questo, diciamo, un po' diventata la nostra vita, batterci contro la tirannia. Quello che l'Occidente, soprattutto i popoli occidentali devono capire, che il regime iraniano è un pericolo, diciamo, per l'Occidente, per tutti quanti. Oltre che, insomma, i valori umani, i diritti umani, diciamo, dovrebbero interessare a tutti. Sì, io penso adesso, parlando, facendo un po' diciamo, un piccolo scambio tra me e te, oltre che soltanto un report, che è quello che generalmente facciamo e che tu ovviamente ti ringraziamo per questo, io penso che il cambiamento, essendo l'Iran un grande produttore di petrolio e grande diciamo, fornitore di molti paesi occidentali, tra cui l'Italia, penso che comunque sia qualsiasi cambiamento potrebbe essere un cambiamento anche di quelle condizioni di fornitura, di quel tipo di, diciamo, di tranquillità che i popoli, diciamo, gli stati che non hanno una produzione, che non sono autonomi da un punto di vista energetico, potrebbero temere. Ed è un po', diciamo, quel discorso molto cinico che si è fatto tante volte purtroppo nel passato, quando dei regimi spietati, però che detenevano una ricchezza di materie prime che venivano appunto esportate, tornavano in qualche modo utili perché certi equilibri, certi rapporti commerciali di fornitura si erano, diciamo, sedimentati nel tempo
molto spesso non aveva, diciamo, la popolazione appunto dei paesi produttori non aveva nessun beneficio o quasi, perché poi tutte le ricchezze venivano ovviamente ripartite in modo molto, molto iniquo ovviamente. Però l'Occidente spesso ha fatto questo tipo di discorso in molti paesi, di fare un buon viso a un cattivo gioco. Molti diciamo paesi lo fanno, e probabilmente lo facciamo anche noi, perfino con la Cina. Non so che ne pensi tu di questo. Ma io penso una cosa, che dopo la caduta del regime attuale, in Iran, quando ci sarà la democrazia, non è che in regime democratico gli iraniani devono bere petrolio. È ovvio che venderanno petrolio come anche più di prima, poi vogliono avere un rapporto, diciamo, molto più ampio con i paesi occidentali. Io più volte ho spiegato ai politici italiani che guardate che se l'Italia adesso fa gli affari con l'Iran intorno a 5 miliardi, uno scambio intorno a 5 miliardi, guardate che con l'Iran possiamo, con l'Iran democratico, noi possiamo tranquillamente raddoppiare e triplicare, e questa è la realtà. Io capisco che magari si può, adesso si può fare gli affari un po' più vantaggiosi, ma con un Iran democratico tutto il Medio Oriente sarà stabile, sarà pacificato. Questo è un particolare da non scordare. Quindi in un Iran diciamo democratico, anche dal punto di vista economico, no? Io da 30 anni vivo in Italia, quindi mi sento anche parte in causa. Diciamo che l'Italia è anche il mio paese, anche dal punto di vista economico, all'Italia, al mondo occidentale, conviene un Iran democratico. Per cui io credo che un po', non so come dire, un po' la miopia che prende i politici dei nostri giorni. Purtroppo noi molte volte vediamo anche in questi politici occidentali, nella gestione del potere anche nei loro paesi, trovano difficoltà veramente enormi. Quando tu sei giornalista sai molto meglio di me, quando chiedi come si risolve il problema di questo paese, di questa scuola, di questa città, molte, senza sorpresa, un cittadino davvero ti traccia due programmi veramente molto, molto lucidi e intelligenti. Quindi io credo che i politici sono un po' miopi, che poi non so, magari sono in mano ai grandi finanzieri, ai poteri forti, non lo so come dire, è un discorso talmente ampio che insomma non lo possiamo neanche toccare. Sì, sicuramente, io ho fatto tutte delle considerazioni così, perché insomma dove ci sta violazione dei diritti umani, poi in modo così palese, la prima cosa da dire che viene, insomma, con queste persone non facciamo affari. E si scende spesso a compromessi, e parlando appunto di affari, compromessi e soprattutto diciamo di in qualche modo di persone più o meno convinte di questo tra virgolette nuovo corso, ecco, tu che pensi per esempio che Netanyahu pensi di questo nuovo corso? Si è, ha detto che insomma lui non ci crede molto, però è pur vero che ci sta l'alleato insomma fondamentale, che sono gli Stati Uniti, che hanno accreditato invece una sostanziale svolta. Ma diciamo che io credo che molte volte Israele, ma vedi Gianni, io credo che tutto sommato quando i paesi europei parlano dell'Iran forse sentono un problema un po' lontano, basta che io faccio i miei affari, quindi. Tant'è vero che per esempio anni fa Jacques Chirac aveva detto che tutto sommato uno o due bombe nucleari iraniane che possono fare? Perché insomma l'Iran, la Francia non è minacciato dalle bombe iraniane, ok? Mentre Israele sì. Quindi diciamo che Israele non se lo può permettere fare un'analisi leggera. Quindi io posso essere diciamo su tutto contrario
sulla politica attuata da Netanyahu, ma sull'Iran ha ragione, perché lui sa perfettamente che l'Iran, ho spiegato prima, se tu per esempio vuoi fare la bomba nucleare perché arricchisci uranio, perché allora costruisci tutti questi, diciamo, missili balistici? Ma noi sappiamo perfettamente, questi missili senza una testata nucleare non servono a nulla. Io di militare non ho fatto neanche servizio di leva, quindi non so nulla, però insomma è perfino banale capire che l'Iran ha questi. Quindi diciamo che poi per quanto riguarda diciamo l'ottimismo dei paesi che trattano con l'Iran, devo dire che questo ottimismo in realtà, quando andiamo a sviscerare la sostanza delle persone che contano, non è molto non sono molto ottimisti. Varie portavoce dell'amministrazione americana, oppure per esempio i francesi, gli inglesi, hanno mostrato molto molto, diciamo, i loro dubbi. Quello che è certo, l'Iran per 11 anni ha promesso. Questa volta comunque sorriso non basta. Sorriso non basta, vogliono i fatti. Anche Obama stesso ha detto che noi abbiamo bisogno dei fatti, per cui hanno fatti. Fatti che poi abbiamo già parlato, mentre per esempio Khatami aveva 6 anni per offrire i suoi insignificanti sorrisi, Rouhani non ha questo tempo, Rouhani ha 6 mesi, anche se il regime iraniano è andato in questo, diciamo, pacchetto segreto che ha consegnato l'altro giorno a Ginevra. L'Iran ha chiesto un anno, io credo che con buona pace di tutti l'Iran c'ha la bomba nucleare. Speriamo di no. Allora Ismail, noi siamo in conclusione, vorrei soltanto da te una risposta rapidissima su una cosa che volevo chiederti da tempo, ma una trasmissione come questa nostra, che sarà disponibile su YouTube a prescindere dal fatto che è in lingua italiana, vabbè, in Iran potrebbe essere vista? Ma penso di sì, perché insomma i ragazzi iraniani sono molto ingegnosi, quindi sì, possiamo addirittura fare una volta in lingua farsi, quindi per i compatrioti in Iran, lo possiamo fare, sì. Mi attrezzerò allora, d'accordo Ismail, noi ti ringraziamo, Libri TV ti ringrazia, e ovviamente ti risentiremo su questo, come poi risentiremo appena possibile anche Shadi Amari sulla questione siriana, e come sappiamo sono due cose abbastanza collegate. Va bene, grazie ancora Ismail, appuntamento su Libri TV, appuntamento anche a te aiutarci a far circolare il video di questa trasmissione che nell'arco più o meno di 48 ore sarà in rete. Grazie ancora Ismail. Grazie a te Gianni e a chi ci ha ascoltato. Ciao. Ciao.